In inferiorità numerica per 70 minuti, la Sanremese cade sul campo della capolista Chieri, al termine di una settimana nera iniziata con la sconfitta interna contro la Lavagnese. Al calcio d'inizio, mister Correale, che sostituisce lo squalificato Andreoletti, schiera Malaguti, Acquistapace, Bregliano, Mikhailovski, Anastasia, Gagliardi, Vita, Aita, Valagussa, Scalzi e La Rotonda. Il collega Didu risponde con Edo, Calò, Pautassi, Diglio, Conforto, Benedetto, Balan, Alvitrez, Sbarbati, Cordini e Bianco. Dopo un lampo di Gagliardi al secondo è il Chieri a prendere subito in mano le redini del gioco. Al terzo un tiro di Calò viene alzato in angolo da Malaguti. E all'ottavo Benedetto di testa costringe nuovamente i locali a rifugiarsi in corner. Ma 4 minuti più tardi lo stesso Balan, sfruttando una ripartenza nata da un fallo di mano di un compagno, avanza a palla al piede nella metà campo biancazzurra, prima di far partire la conclusione vincente che si infila alle spalle di Malaguti. 1-0 per il Chieri. La Sanremese prova a reagire subito, con un colpo di testa di Valagussa alto. Al 21esimo Bregliano, ammonito poco prima in occasione delle proteste per il gol locale, riceve il secondo giallo per un intervento falloso a metà campo ed è costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Al 24esimo la Sanremese chiede un rigore per un tocco di mano in area piemontese, ma l'arbitro lascia correre. Nonostante la superiorità numerica, il Chieri fatica a riproporsi in fase offensiva e l'unica conclusione degna di nota è una punizione di Diglio. La Sanremese prova ad entrare in gara, ma Scalzi prima trova la risposta del portiere e allo scadere della frazione spara alto da pochi passi. Nella ripresa il Chieri parte con un'altra verve e dopo una punizione di Diglio che attraversa tutta l'area di rigore, al 58esimo trova raddoppio, angolo di Alvitrez, Pautassi in sacca anticipando tutti sul primo palo. Ferrari rileva Scalzi e proprio il neo entrato riapre i giochi al 70esimo su assist di Anastasia. Negli ultimi 20 minuti la Sanremese alza il proprio baricentro ed aumenta la pressione offensiva, schierando 4 attaccanti con l'ingresso di Orefice. All'89esimo Malaguti mantiene i suoi in partita, deviando in angolo un tiro di Diglio. Nei 5 di recupero i biancazzurri non riescono più ad impensierire Edo e nonostante una pericolosa mischia finale in area, il Chieri resiste e rafforza così la sua leadership. Chieri Sanremese 2-1.